Salve a tutti amici di YouTube, sto facendo il video con la lavabiancheria Miele V1 WMR 560 VPS e sto facendo un cotoni a 50 gradi, 1200 giri di centrifuga, twin dose, quindi ultrafase 1, ultrafase 2, e con l'aggiunta nella vaschetta del lavaggio principale di un cucchiaio e mezzo di bicarbonato nella fase di lavaggio. Adesso sta effettuando la fase di prelavaggio. Carico acqua di fine prelavaggio. Siamo nella fase di lavaggio. Come avevo detto le prime volte, volendo su questa nuova serie la V1 posso aumentare ancora di più l'acqua
del livello di lavaggio. Adesso è sul normale, vabbè, c'ho tre opzioni, tre livelli che posso aumentare, quindi farla arrivare, posso aumentarla fino al massimo livello nella opzione più acqua, posso aumentargli il livello fino quasi, diciamo, a coprire il, quasi a toccare il vetro dell'oblò, quindi laverebbe con un livello alto fino al vetro dell'oblò. Se io metto più acqua con le quattro gocce, perché c'è più acqua normale, poi c'è più acqua, due gocce, tre gocce e quattro gocce, che sta a indicare il livello massimo del più acqua. Quindi, volendo, io posso aumentare anche il livello, se voglio, nel lavaggio, non tenerlo basso, ma posso anche lavare con livello alto. Voglio vedere se le altre case produttrici, aziende concorrenti, hanno questa opzione, che è una delle tante. Quindi, volendo, ragazzi, io posso lavare benissimo con un livello, diciamo, quasi alto, anche nel lavaggio, volendo, lo posso scegliere io. Perché l'ho provato quell'opzione, mettendo con le quattro gocce, più acqua con le quattro gocce, vi dico che va a toccare, qui, va a toccare il vetro dell'oblò. Anzi, anche di più, oltre che toccarlo, proprio in un lavaggio, diciamo, come facevano le vecchie lavatrici di una volta. Che sappio, le aziende concorrenti non lo fanno. Oltre l'impostazione di livello massimo di risciacquo, quindi posso mantenere sempre un livello alto nelle fasi di risciacquo, ma questo lo sapete già. E altro, che mi fermo qui, però ci sarebbe altro. Ecco, partito oggetto.
è iniziato la fase di riscaldamento. Avete visto come è cambiato la rotazione satellitare? Ha fatto le rotazioni più basse, ecco. Adesso riprende con le rotazioni invece classiche. No, non sta facendo, scusate, le rotazioni classiche, quelle 38-68. Esattamente, sta facendo le rotazioni satellitare, quella più bassa. Praticamente 35-45. Siamo sempre nella fase di lavaggio. Non sono i classici rotazioni satellitari 38-68 giri al minuto, sono più bassi questi, perché infatti c'è tre rotazioni satellitari con tre velocità diverse rispetto alle classiche, come ho già detto in altri video, che hanno solo una rotazione satellitare, che è quella 38-68. Siamo sempre nella fase di lavaggio. Avete notato che ha aumentato le rotazioni? È cambiata con un'altra fase di rotazioni satellitari, quindi più alte.
scarico acqua di fine lavaggio. E centrifuga intermedia naturalmente. Siamo sempre nella centrifuga intermedia di fine lavaggio. Ha fatto un po' di schiuma. Ups. Siamo sempre nella centrifuga. Di fine lavaggio, però vedete la schiuma prevale. Come potete vedere, ha fatto 4 tentativi di partire con la centrifuga, ma la schiuma era talmente eccessiva che la lavabiancheria ha aggiunto un risciacquo in più. Quindi da 1 ora, scusate, e 17 minuti ha aggiunto praticamente 13 minuti in più. Infatti 1 ora e 30 è andata.
ecco la fase di risciacquo. Carico acqua del primo risciacquo e centrifuga intermedia. Centrifuga intermedia del primo risciacquo.
secondo risciacquo. Carico acqua del secondo risciacquo e centrifuga intermedia. Terzo risciacquo. Carico acqua del terzo risciacquo e centrifuga intermedia. Thank you.
quarto risciacquo. Quarto risciacquo. Tanto lo uso per il bianco solo. L'ultra fase 1 e l'ultra fase 2 lo uso soprattutto per il bianco. Va benissimo anche per il colorato, sia bianco che colorato, però soprattutto io lo uso per il bianco. Questo è scarico, acqua e centrifuga intermedia del quarto risciacquo. Quinto ed ultimo risciacquo con ammorbidente.
scarico acqua del quinto ed ultimo risciacquo con ammorbidente. Siamo sempre nella centrifuga finale.
Siamo sempre nella fase della centrifuga finale. Thank you.
siamo a 1200 giri.
Ok, e con questo terminiamo il nostro video e il nostro programma di lavaggio. Grazie a tutti, ai prossimi video. Ciao a tutti!